Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio di Sapiens Podcast. Io sono Martino, questa sera abbiamo come primo ospite già un ospite molto importante e lo presenteremo fra poco, comunque è Giulia Pastorella. E intanto facciamo un giro veloce di presentazioni per capire un po' da come è formato il team di Sapiens, che insomma sarà presente anche nei prossimi episodi. Io sono Martino, ho 20 anni, studio Economia e Commercio all'Università di Verona e sto facendo un corso di giornalismo per il Post, quindi per adesso scrivo su un sito di musica, dai, per il resto vedremo. Comunque adesso lascio Simone, vai Simone. Grazie Martino, allora io appunto sono Simone, laureato in scienze dell'educazione di recente in lockdown e niente, lavoro come educatore insomma per il comune, lavoro come educatore da qualche anno e nulla, sono molto interessato di politica attualità, politica internazionale, quindi sono tutte cose che mi interessano. Quindi passo la parola adesso a Erika. Grazie Simone, io sono Erika, ho 25 anni, mi sono laureata in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani all'Università di Padova e adesso sto proseguendo per la magistrale in Relazioni Internazionali e Diplomazia. E niente, sono anch'io appassionata ai temi di attualità e da pochi mesi sono anche riuscita ad entrare nel gruppo di volontariato di Amnesty. Passo la parola a Filippo. Ciao a tutti, sono Filippo e ho 20 anni, studio Economia e Commercio con Martino all'Università di Verona e sono molto contento di far parte del progetto e insomma dai, speriamo vada tutto bene. Passo la parola a Giorgia. Ciao, io sono Giorgia, ho 20 anni e frequento la facoltà di giurisprudenza a Verona. E mi piacciono molto le lingue e penso che questo sia il motivo per cui sono appassionata dell'Europa. E quest'anno ho anche iniziato a studiare diritto dell'Unione Europea e per il momento mi sta piacendo. Passo la parola a Elisa. Io sono Elisa, ho 20 anni, studio scienze della comunicazione all'Università di Verona. Sono interessata al mondo del giornalismo e spero un giorno di poterne fare parte. E passo la parola a Giorgio. Allora, sono Giorgio Zambello, sto studiando storia qui all'Università di Verona, meglio lettere e curriculum storico, e niente, sono particolarmente interessato all'incontro di oggi perché fra i vari motivi c'è anche il fatto che fra poco partirò per un progetto Erasmus in Grecia, quindi sono super super curioso di avere un colloquio con la pastorella, la dottoressa Pastorella. Ok, e dove eravamo rimasti, Martino? Allora, dai tuoi, insomma, ti seguiamo molto nei tuoi interventi che fai online, mi viene in mente il Cerbero, come Dashai, come ad esempio il pub del lunedì sera, e hai spesso parlato delle tue esperienze all'estero di studio. Quindi volevo chiedere un po' di presentarti tu ai nostri ascoltatori chi sei e insomma di parlarci un po' di te, di chi è Giulia Pastorella. Beh, hai fatto bene a menzionare l'estero perché sicuramente una delle cose che sento che mi caratterizza di più è il fatto di aver vissuto, studiato sì, ma anche lavorato per un totale di 17 anni all'estero. Quindi sono partita all'età di 17 anni, fate voi i calcoli, per questo dicevo che sono la più anziana tra tutti voi. E in questo momento sono a Bruxelles, ma ho vissuto a Londra, Parigi, qualche mese a Vienna, Barcellona. Ho fatto i miei studi a Oxford, quindi un po' in giro per l'Europa, soprattutto Francia e Inghilterra. E in questo momento lavoro in consulenza, mi occupo dei clienti tech e dei loro interessi verso le istituzioni europee, quindi ciascuna azienda segue ovviamente l'andamento delle politiche europee perché possono avere un impatto positivo o negativo sul loro business, e quindi io mi occupo di accompagnare, di affiancare le aziende nella loro interazione con le istituzioni europee. Nel frattempo, avendo un sacco di tempo libero, oltre che fare podcast simpatici, mi occupo anche sono insomma militante nel comitato promotore di Azione, il partito di Calenda, dove sono responsabile per tutto quello che è innovazione e digitale, perché ho lavorato 5 anni in HP, quindi grande azienda multinazionale del tech, e prima, niente, prima stavo in università, insegnavo, facevo un dottorato, e così, questa sono io. E quindi l'estero, sì, sicuramente è un elemento importante. Sei muto? Bene, ok.
E volevo chiederti, come hai ribadito tu qualche giorno fa nelle storie, mi pare ieri, di una storia di Instagram, hai detto che insomma all'europeismo è necessario insomma, collegare una sorta di pragmatismo, perché se lo si, diciamo, se lo si innalza pure ideale, poi si rischia di non vedere effettivamente quali sono i lati negativi o comunque cosa non va e si rischia di, cioè, come, diciamo, com'è sbagliato. Far solo complimenti, tra virgolette, all'Europa. Cioè, è importante vedere i lati negativi perché altrimenti si rischia veramente di peggiorare la situazione in termini europeisti. Sì, non so, ho un po' divagato. Comunque, la mia domanda è: cosa vuol dire per Giulia Pastorella europeismo? E No, fatta non hai questa ascoltato. premessa, quindi, cioè, visto che Non hai deve essere legato al assolutamente pragmatismo. divagato. Non hai divagato perché è stato il mio punto di arrivo quello. Sono partita forse perché, come voi, no, passando il periodo di studio all'estero, interagendo con tante culture, eccetera, il mio era un europeismo molto naif, molto benché l'abbia studiato, abbia fatto master di studi europei e tutto, era comunque l'idea che ci fosse qualcosa di ineluttabile, qualcosa di incredibilmente positivo, qualcosa di entusiasmante e senza veramente chiedermi, come dire, senza mai mettermi nelle scarpe di quelli che lo potessero vedere come qualcosa di positivo. Ero conscia dei limiti di funzionamento istituzionale, ma sempre molto a livello accademico, cioè dentro di me io ero profondamente, convintamente e in maniera proprio appunto molto innocente europeista. Nel momento in cui ho cominciato a far politica, che è stata proprio a causa del referendum sulla Brexit che mi ha dato questa sorta di sveglia, ho cominciato invece a guardare all'europeismo molto più in maniera concreta, molto più pragmatica, perché mi sono dovuta confrontare con persone. Nella prima elezione non tanto, prima elezione io ero candidata in circoscrizione Europa e quindi anche i leghisti, anche quelli dei 5 Stelle, per un minimo di decenza erano abbastanza europeisti perché erano tutti bene o male che si occupavano degli italiani all'estero, quindi è difficile essere davvero euroscettici quando si ha a che fare con una comunità di expat che comunque approfittano della libertà di circolazione, dei diritti condivisi e tutto il resto. Ma soprattutto nella seconda elezione, che era un'elezione per il Parlamento europeo, mi sono dovuta davvero confrontare con chi l'Europa, con quelli dell'euroscetticismo di pancia, e vabbè, quelli sono facili da smontare, ma con chi invece ha l'euroscetticismo più di fondo, ma anche sui dettagli. E lì è molto importante capire che quello che per noi, parlo di noi perché mi sembra di capire che voi siate più o meno sulla stessa linea d'onda, quello che per noi può sembrare come il meraviglioso sogno europeo, l'Erasmus, eccetera, non è assolutamente così per tutti e vanno trovati quegli argomenti che rendano l'europeismo qualcosa di non elitario, qualcosa di non solo per i giovani. Cioè non si può andare a parlare il lavoratore medio italiano di ma c'è l'Erasmus, perché sappiamo benissimo che la percentuale di ragazzi che fanno l'Erasmus è molto piccola ed è piccola, e tra l'altro, della percentuale di persone, di ragazzi che vanno all'università e che si laureano, che è ancora un sottoinsieme degli italiani. Quindi quello che a noi sembrano argomenti molto forti, molto che toccano il cuore, in realtà toccano il cuore di una fascia ristretta della popolazione. Quindi bisogna andare a vedere nel merito delle questioni europee, e soprattutto quello a cui facevo riferimento in quella storia che hai visto, è l'idea di usare l'Europa come come dire, un jolly, no? Un jolly da tirar fuori quando fa comodo e da mettere nel cassetto quando fa scomodo. Quindi quando si torna indietro vittoriosi da Bruxelles, allora sì, l'Europa non è molto utile. Quando invece c'è da accusare qualcuno, all'improvviso l'Europa è potentissima e noi non contiamo niente, siamo le vittime perseguitate, no, dai tedeschi e dai francesi. Quello non è essere pragmatici ed empirici, quello è essere opportunisti. Io riconosco che alle volte come dire, la volontà francese e tedesca possa avere la meglio, altre volte è la nostra che ha la meglio, altre volte sono gli stati dell'est. Insomma, c'è un certo equilibrio per cui gli interessi si susseguono e si bilanciano. Ma bisogna essere capaci di riconoscerlo senza, ripeto, utilizzare l'Europa come una sorta di appunto una bambola che si tira fuori dal cassetto meno quando è utile. E in merito a quest'ultimo, cioè, si è parlato insomma di cultura europea, tra l'altro, mi è sembrato di capire, cioè, dell'idea insomma che non deve essere solo dei giovani, ma comunque deve un po' allargarsi questa cosa. E io ho in mente una frase, si sente ancora? Vabbè, che ha detto Boldrin, mi pare, al pub del lunedì sera,
che adesso io non vorrei che la memoria mi inganni, ma mi ricordo la frase precisa in cui lui dice che l'Europa non sarà, cioè gli europei non saranno veramente un popolo finché un italiano non potrà dire, sussurrare cose sconce alla sua ragazza parigina senza avere la barriera linguistica. E detta così può sembrare una, però io ci ho pensato molto in questa frase e quindi la mia domanda è, non è che noi europeisti stiamo cercando di accelerare un fenomeno che ha naturalmente bisogno di tempo, quindi si crea per forza attrito quando sarebbe più importante creare una cultura proprio di sottobanco. E quindi la mia domanda è come si potrebbe fare questa cosa e se anche secondo te avrebbe più senso prima, cioè mi viene in mente lo ius soli, tipo, però comunque ti chiedo. No, Boldrin ha colto un punto che, se vogliamo metterlo in maniera più astratta, accademica e teorica, è la differenza tra i vari tipi di costruzione identitaria. Per chi ha studiato un po' di teoria di scienze politiche e affini, saprà che ci sono diversi tipi di costruzione identitaria per quanto riguarda sia gli stati-nazioni che poi entità più grandi come può essere l'Europa. C'è quella cosiddetta civica, che può essere basata su un essere d'accordo su alcuni principi, soprattutto a livello legale, comuni, che è un po' l'identità alla francese, cioè tutti sono d'accordo su i tre principi e sulla Costituzione e su una serie di leggi e così via. E poi c'è invece l'identità più basata su un concetto più etnico, che include anche la lingua. Adesso non sto dicendo che Boldrin sia un fascista etnico, però sicuramente è un concetto che viene associato più alla tradizione tedesca. Quindi l'idea che ci sia questo sottosuolo, sottobosco, non so come chiamarlo, di identità preesistente e che sopra ci si vadano poi a mettere le istituzioni, mentre il modello francese costruisce le istituzioni e poi chi aderisce a quelle istituzioni diventa automaticamente cittadino e di conseguenza si riconosce in un modello identitario tale. Il modello identitario dell'Unione Europea è chiaramente molto più sulla parte istituzionale, di dire ci mettiamo tutti d'accordo su quali sono le regole che gestiscono la nostra vita comune e poi il resto verrà. Sono d'accordo con te che questo il resto verrà si deve fare in tempo, cioè si deve dare tempo al tempo. Non credo che ci sia una scorciatoia. Penso che ovviamente la cultura sempre più diffusa e sempre più omogeneizzata nel bene o nel male comunque aiuti al fatto che magari non puoi sussurrare nella lingua giusta, però puoi sussurrare facendo riferimento alla stessa serie di Netflix e quindi c'è comunque un qualcosa di comune che prima forse non c'era. Sono tuttavia convinta che proprio per la diversità incredibile dei popoli europei l'approccio identitario civico sia quello corretto, che non so se si possa fare altro. Se ti ricordi l'esperimento abortivo dell'Esperanto, dove si era cercato di creare questo senso di identità linguistica dal nulla, è chiaramente fallito, perché quel genere di identità lì non si può creare dal nulla. Sono fiduciosa però nel fatto che mentre si mette l'esoscheletro istituzionale e legislativo, poi pian pianino si possa riempire dentro. Qual è il problema? Però il problema è quando ci sono intere popolazioni che si allontanano anche da quell'esoscheletro normativo istituzionale. Penso all'Ungheria e alla Polonia, ovviamente, di cui tutti parlano, ma nessuno riesce a fare niente perché i trattati non permettono l'espulsione né tantomeno la punizione degli stati membri. Lì allora c'è un problema, perché se si permette quel tipo di divario a livello di principi, a livello di istituzione, a livello di diritti, e così via, ancor meno poi si riuscirà a scendere nel livello più basso, se vogliamo, della pancia e creare quell'identità invece più forte, quasi a livello etnico, che non può che venire da tanto, tanto tempo insieme e di convivenza. Adesso noi non stiamo convivendo. Se voi guardate le statistiche di quanti sono gli europei veramente che vivono in un altro paese, rispetto agli americani, per esempio, che vivono negli altri stati dell'America, siamo ridicoli, cioè la nostra mobilità intraeuropea è ancora molto molto bassa. Quindi come si fa a creare quel tipo di identità a cui facevi riferimento tu senza questa convivenza, senza questo veramente vivere comune, vivere insieme? E quindi ci vorrà tempo, ecco. Questo discorso, scusate, mi intrometto un attimo, mi ricorda tantissimo un discorso che fece il mio professore di sistema politico dell'Unione Europea. Lui parlava proprio di questo, dell'integrazione politica e quella economica, dove l'Europa nasce con i primi trattati, la CE, l'Euratom,
la CECA proprio per garantire un'integrazione economica, però poi si è quasi forzato a fare anche un'integrazione politica e questo non è stato tanto accettato da alcuni rappresentanti di governi, stati membri dell'Unione Europea, però lui spingeva il fatto che fosse compito soprattutto di noi cittadini dal basso a spingere a questo punto le istituzioni nazionali a progredire per una integrazione politica. Quindi anche questo forse che stiamo facendo noi adesso, anche se può essere una cavolata, una piccola goccia nel mare, però stiamo raccogliendo dei ragazzi e poi ci ascolteranno anche delle persone, rifletteranno su queste tematiche e già è qualcosa secondo me per far capire che stiamo riflettendo su questo e siamo anche desiderosi a portare, a raggiungere quell'obiettivo di un'integrazione politica che non è facile. Quindi io direi che oltre alle istituzioni, i rappresentanti, siamo proprio anche noi cittadini, anche per esempio tu, Giulia Pastorella, con quello che fai, comunque stai raccogliendo voci o comunque stai tracciando una linea che spinge verso quella direzione. Sono d'accordo che ci vuole anche la spinta dal basso, che è quella che francamente è mancata molto all'Unione Europea. C'è sempre stato quello che si chiama, sempre in termini un po' accademici, tecnici, il consenso passivo, cioè i cittadini, siccome l'Unione Europea portava globalmente dei vantaggi, ok, va bene, tanto sta lontana, sta a Bruxelles, chi se ne importa, e nel momento in cui le cose non vanno più bene, questo consenso passivo poi si tramuta in quello che vediamo adesso, che è scetticismo quando va bene. Odio quando va male. La pressione dei cittadini e soprattutto quello che è una sorta di spazio di discorso pubblico, come può essere quello che stiamo costruendo qua, è importante. Il mio problema, ve lo dico in maniera molto candida, è che è difficile andare al di là di quelli che sono già convinti. Cioè, io penso che tutti voi, se siete qua stasera, tendenzialmente è perché, cioè, vi siete presentati, avete un livello di studio, volete andare all'estero, l'Erasmus, eccetera. Come facciamo ad andare al di là di questo, di noi stessi, di quelli che già sono convinti, ed è per quello che poi alla fine fare politica, oltre che fare come dire, diffusione o disseminazione, eccetera, è anche interessante perché la politica ti obbliga a confrontarti con quelli che invece la pensano proprio diversamente. E la cosa che ho trovato interessante è che in realtà gli euroscettici convinti sono una minoranza, sono quelli a cui facevo riferimento prima, sono gli euroscettici di pancia, ma la maggior parte sono una sorta di euroscettici di comodo, cioè è più comodo pensare che l'Europa sia qualcosa che dà problemi. Quelli sono convincibili. Io ho passato interi 5, 10, alle volte anche 20 minuti con una persona sola in strada a parlare, a spiegare che il regolamento di Dublino, che la Lega l'aveva votato, di qua, di là, insomma, tutte queste. Quelli che sono dei dettagli, ma che fanno capire che non è l'Europa cattiva, ma sono gli stati nazionali che prendono certe decisioni, rappresenta, insomma, tutte le cose che noi sappiamo. E c'era proprio una sorta di momento: ah, davvero? Ah, quindi è così, aspetta che vado a vedere, no, ma non ci credo veramente. E bastava poco per, se non altro, instillare il dubbio nella testa di queste persone, gli europeisti di comodo. E cominciare a farli riflettere un pochino. Ora, non ho sicuramente spostato l'ago della bilancia nazionale perché purtroppo abbiamo visto i risultati delle elezioni europee, però se ciascuno di noi prendesse pian pianino 1, 2, 3, 4 euroscettici soft e si mettesse a fare questo lavoro, penso che in effetti il tuo ragionamento, Erika, avrebbe senso. Sì, perfetto, lo condivido. Scusate, mi inserisco un secondo perché abbiamo un ospite speciale. Giulia, non lo sapevi neanche tu, è un ospite oltre a te molto speciale. Eccolo. Giorgio. Ci credo. È tornato Giorgio. Chi non muore si rivede, no? Tieni con una cuffietta, siamo riusciti a risolvere questo problema in extremis. Quindi è tornato Giorgio. Siete vicini di casa? Sì, abitiamo a Molto 5 minuti di vicini, molto distanza. vicini. E Fortunatamente. ho detto cosa mi avete preparato, chissà che altro c'è di ospite, aiuto. Dai, comunque una sorpresina, era andato via, era tornato, tra l'altro si è parlato di Bellissimo anche Biden. perché era nello schermo sotto e è riapparso nello schermo, cioè qua come vi vedo, no? Ha fatto troppo ridere. Magia. Bene, scusate, ecco, piccola interruzione, così è arrivato Giorgio, quindi proseguiamo pure con le domande. Tino, vai pure avanti tu, poi semmai si inserisce Giorgio con le sue se ce l'ha. Benissimo, e a questo punto io farei andare Filippo, si devo ancora imparare a smuttarmi. Filippo, ci sei? Allora, sì, eccomi qua.
Avevo una domanda riguardo un argomento abbastanza caldo, nel senso che se ne parla sui media e soprattutto anche in ambito politico, cioè il Recovery Fund, è battezzato Next Generation EU, che è un tema centrale in questo momento. E, è stato approvato il 21 luglio dal Consiglio europeo e appunto consiste nell'incrementare il bilancio temporaneamente tramite finanziamenti raccolti sui mercati finanziari. Per un totale di 750 miliardi, quindi è una misura molto, molto imponente, molto importante. E fino adesso dai singoli ministeri italiani sono giunti una valanga di progetti, cioè 558 per la precisione. E quindi per cercare di utilizzare questi 209 miliardi messi a disposizione dall'Italia. È da ammirare, secondo me, comunque come l'Europa abbia messo dei paletti. Quindi abbia vincolato questi soldi per limitare il più possibile gli sprechi che si sa, insomma, è un possibile rischio, ecco. D'altra parte, però, comunque l'economia italiana non è cresciuta molto negli ultimi 20 anni e la causa, non è proprio riconoscibile nel fatto che mancano investimenti, ma perché non vi è un terreno fertile in un certo senso, affinché questi investimenti possano produrre degli effetti moltiplicatori positivi sull'economia. Quindi è abbastanza un'illusione il fatto che degli investimenti, seppur ingenti, possano colpire proprio il punto, soprattutto se fatti fine a se stesso. Quindi, detto questo, si evince come, insomma, vi sia necessità di proporre delle riforme strutturali. Ok? Quindi delle riforme strutturali che vanno proprio nel punto. E quindi riguardo a questo ti volevo chiedere cosa ne pensi e soprattutto secondo te se è probabile il rischio appunto che questi soldi vengano utilizzati per utilizzare ad esempio un cerotto per tappare dei buchi e che non siano effettivamente efficaci e soprattutto che riforme strutturali proporresti in questo senso. Non so se sono stato chiaro. Sì, chiarissimo. E soprattutto direi che condivido il 99% di quello che hai detto. L'unica differenza è che non le chiamerei misure cerotto, ma le chiamerei misure mazzette, che è un po' equivalente, ma un pochino più negativo, forse un pochino con meno politicamente corretto. Allora, il rischio principale, non so se avete notato, sui giornali, per qualunque cosa, il governo dice: adesso che c'è il recovery fund e completate la frase con quello che volete. Sistemeremo le strade, sistemeremo gli ospedali, le scuole, gli investimenti, le infrastrutture, cioè qualunque roba, no? Come se fino ad adesso fossimo a zero di spesa pubblica, quando sappiamo bene che la nostra spesa pubblica è ingente e di conseguenza il nostro debito pubblico pure. Quindi questo primo atteggiamento di adesso sarà tutto diverso perché c'è il recovery fund, tra l'altro pronunciato found, perché non sappiamo manco, questo è assurdo ed è l'atteggiamento sbagliato. Perché? Perché mette nella testa degli elettori che questi soldi qua ci ridaranno, come dicevi tu, lo slancio, gli investimenti, cioè che improvvisamente il paese ripartirà. Perché secondo me non succederà. Uno è quello che hai detto tu, cioè che verranno potenzialmente spesi male. Leggevo proprio oggi che la Spagna ha presentato il suo piano, anche lì, nonostante uno dica la Spagna e l'Italia più o meno equivalenti, molto ben strutturato, ovviamente pilastro digital e green molto forte, come dovrebbe essere anche per l'Italia. La Francia ha già presentato il suo, la Germania il suo, e noi cosa stiamo facendo? Noi abbiamo fatto la commissione, non mi ricordo neanche come si chiama, quelli di Colau, Task Force, Commissione, Group, non mi ricordo. Gli stati generali, le task force di qua, le robe di là, siamo arrivati con una lista della spesa, tra l'altro per un ammontare superiore a quello che effettivamente c'è, e quindi già partiamo male. Partiamo male per appunto questo atteggiamento di ci sistemerà tutto, ma soprattutto perché non siamo capaci di avere una visione. Ok, questo sembra una frase super fatta, noiosissima, luogo comune, però onestamente è proprio così. Di non avere una visione per il paese. Cioè, noi la maniera in cui si fa politica adesso è: ci sono 20 problemi, e noi dividiamo i nostri miliardi in 20 e li diamo in modo che tutti questi problemi siano sistemati. Invece di dire ci sono 20 problemi, magari due sono minori, tre sono fondamentali, gli altri non lo so, mettiamo tutto su questi tre, facciamo funzionare questa cosa qua e non ci pensano mai all'effetto a cascata, l'effetto di spillover positivo, l'effetto di quello che sia. E soprattutto quello a cui non pensano i nostri simpatici governanti quasi mai,
come dire, il senso che può avere un investimento a lungo termine. Io mi sto battendo da mesi per questo piano Amaldi, che è per raddoppiare i fondi per la ricerca, ma non perché faccia figo avere più PhD, ma perché la ricerca ha tutta una serie di effetti positivi sull'economia vera, sull'economia di mercato, non solo sull'innovazione figa delle tre start-up di quattro ragazzi e basta, ma proprio sul paese, sul livello di produttività e di conseguenza sui salari, sull'attrattività internazionale, sugli scambi commerciali e così via e così via. Quindi ci sono dati che dimostrano il fattore moltiplicatore per quanto riguarda la ricerca. Però la ricerca è una roba, chi se ne importa a lungo termine, eccetera. Quindi il problema è duplice, è come li si spende adesso, ma soprattutto perché cosa e come si immagina il futuro. Quello che mi dà poi ancora più fastidio è l'incapacità di monitoraggio della spesa. Cioè, tipicamente, come si fanno le politiche in Italia, adesso faccio delle caricature, ma è per semplificare, si decidono più o meno a tavolino e poi nessuno controlla cosa succede. Cioè, anche nel corso della crisi Covid, no, distribuiamo, facciamo, aiutiamo, e poi nessuno guarda all'implementazione, nessuno guarda se vengono erogati o meno questi fondi, se il bonus vacanze sia utile o non sia utile, se ci siano problemi nell'effettivo, proprio nei meccanismi di erogazione dei fondi e di implementazione delle misure. Quindi fare policy per me, fare policy vera, deve essere un processo all'inizio molto più partecipativo, che non vuol dire essere vittime degli interessi particolari, ma vuol dire consultarsi con chi poi alla fine quelle misure le vivrà, perché se sulla carta fa una misura che non può essere poi implementata, allora poi le cause, i ricorsi e la giustizia valente e così via. Quindi problema a monte, come si fa la politica? Anche nell'utilizzo del recovery fund potenzialmente. Qua i tempi sono stretti, però neanche tanto, cioè alla fine stiamo parlando di soldi che arrivano l'anno prossimo, ma soprattutto a valle. Monitoraggio, cioè accountability delle persone che disegnano queste politiche che poi invece non vengono mai tenute. Cioè io guardavo, non so perché oggi sono finita stamattina, c'è un sito tedesco, vabbè, sempre la Germania, però mi capita, che è una dashboard di monitoraggio dello sviluppo di politiche digitali e di come le politiche che sono state proposte abbiano o meno un impatto per l'intera Germania. Quindi, cioè, il cittadino medio può vedere letteralmente quali sono i progetti, come stanno procedendo, che cosa sta facendo. Perché? Perché se quelli non funzionano, poi sanno da chi andare. Dicono, caro ministro, caro governo, non hai fatto quello che hai promesso. Idem in Inghilterra, ciascun ministro, quando arriva al proprio ministero, dice, questa è la lista delle robe che intendo fare, e se non la fa, alla fine del suo mandato, viene tenuto responsabile. Ecco, tutto questo in Italia non c'è. Quindi il recovery fund mi fa particolarmente paura, perché è una sorta di liberi tutti ancora peggio, perché la commissione, poverina, che dovrebbe monitorare la spesa di questi soldi, può farlo fino a un certo punto. E quindi la responsabilità individuale degli stati, purtroppo, visto il tipo di governo che abbiamo, visto il tipo di, come dire, di non visione, di mancanza di visione che abbiamo, io temo che tutti questi problemi strutturali di come si fa policy diventano addirittura maggiori. In questa situazione in cui c'è troppi soldi e troppi soldi poi alla fine se non si sanno come spenderli rischiano di fare più danni che altri. Quindi sono molto 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 preoccupata, francamente. E su, intervengo un secondo. Infatti, a me fa molto strano il fatto che noi come Italia eravamo uno dei paesi che più si è speso, no, per avere questo recovery fund. Adesso ci troviamo comunque molto più indietro rispetto ad altre realtà nazionali europee. No, ma poi l'abbiamo anche, scusami perché mi hai fatto venire in mente una cosa che mi fa andare in bestia, l'abbiamo anche riportato in Italia, cioè come avessimo vinto una battaglia di non so che cosa. Io dico sempre, ma cavolo, ma abbiamo dimostrato che siamo i più poveracci di tutti, che siamo quelli che abbiamo bisogno di più aiuto, che non ce la facciamo da soli, che abbiamo già il debito talmente alle stelle che non ci possiamo indebitare di più per conto nostro, perché sennò finiamo in situazioni poco piacevoli. E quindi vabbè, questa era una parentesi, scusa, ogni volta che ci penso dico... Sì, però è anche vero che questo segna un, tra virgolette, riavvicinamento all'Europa da parte del nostro paese, perché fino a poco tempo fa io lo vedevo quasi Certo, impensabile vedere qualsiasi ministro leghista o 5 Stelle che andava a battere i pugni, no, in Europa, perché certo. Eh sì, la vacca da mungere, ho capito, fa comodo a no, tutti. è vero. Quello che però dovrebbero capire è che con questo tipo di mossa, che in fondo è un debito comune europeo, viene anche una responsabilità.
responsabilità di comportamento, responsabilità poi di fare tutta una serie di riforme, perché un conto è dire prendiamo i soldi, ma poi è che cosa implica questo a livello europeo? Perché non so se sapete, ma a livello europeo si sta parlando di e come li finanziamo questi soldi? E quindi facciamo una tassa digitale europea e poi voglio vedere noi che ne avevamo fatto la nostra ficina, che poi non l'abbiamo mai implementata, però ci stiamo pensando, non so che come reagiamo. La tassa sulle emissioni di carbone transfrontaliere, insomma, non so in italiano come si chiamino, anche quelle, poi ci lamentiamo che le nostre aziende sono penalizzate tutto. Quindi attenzione a dire abbiamo vinto, sì, abbiamo vinto, ma i soldi non crescono sugli alberi, quindi prima o poi qualcuno deve pagare e saremo sempre noi. Questo assolutamente, ma la domanda era questa, fra l'altro ho visto anche recentemente un video di Calenda che più o meno parlava di questo, cioè noi italiani abbiamo molto spesso stanziamo soldi in vari progetti che poi dopo rimangono bloccati, no? Ne parlava anche Renzi col suo piano shock, non c'è il rischio che questi soldi del recovery fund poi dopo in qualche modo si blocchino fra le mille burocrazie del nostro paese? Assolutamente quello che dicevo prima, cioè che se nessuno guarda come poi vengono implementati i progetti che vengono finanziati, si rischia che non arrivino a chi devono arrivare. Questo è il vero problema, perché questi soldi sono per così, il rilancio, anzi la ricovero, come si dice, la ripresa, ecco la ripresa del paese. E se non vengono, se non arrivano alle persone che poi trainano quella ripresa, e allora non servono a niente. Quindi c'è il rischio, come diceva prima Filippo, che non creino quel circolo virtuoso di investimenti, eccetera, ma che finiscano o nell'assistenzialismo becero e puro a chi magari non ne ha neanche bisogno, oppure che finiscono in rivoli piccoli e che non facciano sistema, o che non arrivino ancora per niente, o peggio che finiscano nelle mani delle mafie, ma quello è un altro capitolo. Sempre in merito a questi fondi europei, mi viene in mente una piccola domanda. E se sai se per caso di questi fondi europei verranno in parte dati per ridurre quello che è il divario di genere in Italia, che è un dato molto importante, ad esempio il fatto che anche nella fase 2 di maggio circa il 30% delle donne non avevano ripreso lavoro, solo il 49% delle donne italiane ha un lavoro e diciamo che è una media molto bassa rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Se sai se una parte di questi soldi verranno investiti in queste categorie delle donne e dei giovani che sono stati quelli più colpiti dal Covid, e anche se, sempre in riferimento nei giovani universitari che ne sappiamo molto, se verranno potenziate anche le infrastrutture digitali, dal momento che in Italia siamo un pochino indietro rispetto ad altri paesi e noi ne siamo stati anche un po' la prova perché quest'ultimo semestre abbiamo seguito online, però ci sono stati tantissimi studenti, parlo dell'università, ma credo anche di altre scuole superiori, hanno avuto dei problemi di connessione, ad esempio internet non prendeva perché c'era maltempo e altre questioni. E Giorgio ne è un esempio. Allora, sulla seconda ti posso dire che sicuramente sì, o meglio, se non lo facessimo vuol dire che ci allontaniamo completamente da non solo i bisogni del paese, ma anche le linee guida che ci sono state date per come spendere questi soldi, perché il digitale è uno dei pilastri, diciamo, cardine su cui è stato chiesto di fare uno sforzo all'Italia da Bruxelles. Quindi lì potremmo poi aprire tutta la parentesi del divario digitale, della connettività, della lotta al 5G assurda, insomma, tutte queste cose qua, se volete, poi ne parliamo. Sulla prima ti confesso che non lo so, non so se ci siano queste misure Era una dentro alla politica. proposta della deputata Laura Boldrini che aveva parlato proprio di questo e avevano parlato anche del giusto mezzo, era partita una petizione che però poi non so se alla fine è riuscita, ma anche lì, come hai detto te, poi dipende anche come questi fondi vengono investiti, perché si dice tanto abbiamo fondi, tot miliardi di euro, che tra l'altro maggior parte sono in prestito che dovremmo restituire noi giovani, che siamo stati poi tra l'altro quelli più colpiti dalla crisi sia da sempre, ma anche dalla crisi del Covid, siamo stati quelli che ci hanno rimesso di più, e quindi se verranno investiti come, lì è un problema anche cioè, nazionale più che europeo, perché alla Sì, no, fine assolutamente, assolutamente dipenderà nazionale. dai nostri rappresentanti. 100%. Allora, forse due osservazioni. Una sul passato, cioè la mia domanda è perché solo adesso? Non è che il divario di genere sia una cosa Esatto. causata dal Covid. Il Covid,
su tutti i fronti, che sia sul fronte digitale, sul fronte del mercato del lavoro, sul fronte della questione giovanile, sul fronte di quella di genere, ha semplicemente esacerbato e mostrato, quindi portato alla luce, quelli che erano già problemi sottostanti, soggiacenti al nostro paese. Sulla questione di genere, ma perché adesso dobbiamo pensare che forse sarebbe una buona idea avere gli asili nido per tutti? Grazie, cioè ci voleva il Covid a fartelo capire? Ci voleva il Covid a farti capire altre politiche a sostegno della famiglia di vario genere? Ci voleva il Covid a farti capire che il congedo paternità, o meglio parentale, che può essere preso da entrambi, è una buona idea? Certo che non bastano queste misure, perché poi c'è tutto il fattore culturale. Sicuramente avrete visto anche voi, una cosa che mi ha fatto abbastanza ribrezzo, quel sondaggio che è uscito durante il lockdown, se non sbaglio, che diceva che non solo gli uomini, ma anche la maggioranza delle donne sono convinte che una madre che lavora non possa educare i figli in maniera adeguata, che una donna in realtà sotto sotto tutto quello che vuole fare bambini e stare a casa e che quelle che dicono altrimenti mentono. Cioè, questa è ancora la mentalità in Italia, quindi siamo, allora, quindi ricapitolando, uno, perché solo adesso? Cioè, meno male se si fa adesso, però si poteva fare anche prima perché il problema già esiste. Seconda cosa, attenzione, perché non è solo una questione di soldi, in questo caso in particolare, che è una questione assolutamente valida, ma non si risolve semplicemente con dei soldi, come non si risolve con le quote rosa, ma quelle sono un'altra cosa. E il terzo punto non me lo ricordo, ma insomma, avete capito l'antifono. Sì, concordo pienamente. Martino, avevi altre No, domande? io una domanda un po' più leggera per spezzare un po'. E allora, diciamo, io uno dei miei più grandi sogni è entrare in politica, lo dico. E tra l'altro però voterei Azione se si votasse domani, quindi se, si senta lusingato. No, ero E quindi indeciso tra... ancora una volta del lei ti sento, ti faccio sentire un'altra cosa, ma insomma. E vabbè, tra l'altro, vabbè, potrò arrivarci sicuramente con delle competenze, non voglio fare il Di Maio. Ciao Luigi, so che guardi questo po'. Poi tra l'altro so che tu hai anche un aneddoto simpatico con lui di Con Di Maio, Forbes. sì, Sì. esatto. Se dopo vuoi raccontarcela Fratelli di velocemente. sangue, vabbè. Sì. E te l'avranno fatta tutti, però io vorrei chiedertelo comunque. Cosa consigli a un giovane che vuole entrare in politica e niente? Guarda, consiglio di farsi una serie di domande in realtà, perché, e ne ho parlato proprio a questa scuola di politiche per giovani liberali a Ponte di Legno fatta un paio di settimane fa, perché sentivo che, no, prima di preparare le mie sessioni, tutti mi venivano e mi dicevano: ma allora cosa devo fare? Allora a che partito devo iscrivermi? Allora che corsi di studio devo fare? Cioè, proprio oggi ho ricevuto un email di un ragazzo che mi diceva: ma io sto studiando filosofia. Secondo te che altri corsi universitari devo fare per completare la mia preparazione per entrare in politica? E a me è venuto da sorridere, perché ho detto: io ho fatto filosofia, eppure in politica ci sono arrivato lo stesso. Quindi il mio consiglio sarebbe duplice. Uno, di non pensare che ci sia da qualche parte, non so dove, un master che ti prepari alla vita politica. Perché la vita politica è un mix di convinzioni molto importanti, perché alla fine per fare politica bisogna avere un grande senso di purpose, quindi di voler raggiungere un certo obiettivo, non per se stessi, ma parlo di un obiettivo per il paese, cioè di avere una volontà, una visione. Quindi quella è una parte che non si impara a scuola, che devi averla, devi sentirti dentro di voler fare una cosa di questo genere, perché è una vita dura, è una vita, come dire, è una vita con tante delusioni prima di arrivare a un successo, è una vita molto più complessa che una vita di azienda dove appunto hai le tue competenze, entri, c'hai le tue promozioni, le tue cose, alla fine arrivi da qualche parte. Politica è molto più aleatoria, ci sono molte più questioni di personalità, quindi bisogna avere una grande spinta interna. Non ci sono competenze necessariamente specifiche, io ritengo, ma forse per deformazione professionale, che un'esperienza che non sia sano avere solo esperienza politica, cioè finire a far politica direttamente dalla culla alla politica, perché comunque avere un'idea di come funziona il mondo, anche parziale, poi magari ti crea dei bias, dei problemi, però se non altro hai visto qualcosa che non sia solo le dinamiche di partito. E terza cosa, farti la domanda: per fare politica ci sono altre strade che i partiti? Adesso mi tiro la zappa sui piedi perché vorrei che tutti voi diventaste domani attivisti di Azione, per carità. Però in realtà tanti dei cambiamenti forse più forti,
della politica o delle politiche sono state fatte magari da associazioni, magari da NGOs, magari da gruppi di interesse di altro genere. Quindi, se per esempio tu sei qualcuno che è molto interessato a un tema, che ne so, i diritti LGBT o l'ambiente o quello che sia, alle volte paradossalmente concentrare le proprie energie su un tema specifico può essere più soddisfacente anche per chi vuole veramente cambiare le cose. Mettersi in una dinamica di partito e di conseguenza elettorale, eccetera, ha tutta un'altra serie di implicazioni, che è che magari del partito ti piacciono 9 idee su 10, c'è qualcuna con cui tu non sei d'accordo ed è molto difficile, perché alla fine in qualche maniera te le fanno andare bene. Quindi farsi le domande se si è interessati alla politica di partito o meno, farsi la domanda a che livello. Parlavamo prima di Unione Europea, abbiamo parlato di governo nazionale, c'è anche il livello locale. Sei qualcuno di radicato o sei qualcuno che ha più ambizioni di, come un po' ce l'ho io, di guardare più di ampio respiro a livello europeo? Però magari la soddisfazione ti viene invece dal dire: io voglio candidarmi a sindaco nel mio comune o non so che cosa, Verona. Conosco un consigliere comunale di Verona molto bravo che è in azione e la sua dimensione dice: a me piace quella roba lì, cioè io sono fatto per quella dimensione lì. Quindi, seconda cosa, la dimensione. Terza roba è: la politica si fa in prima linea e nelle retrovie, cioè ci sono quelli che sono bravissimi a disegnare politiche, ad avere le idee, immaginare, a, come dire, ad essere dei tecnici, ma in senso buono, dei tecnici, cioè di quelli che creano la politica, e ci sono quelli invece che sono più fatti per la prima linea, per non solo i selfie e i sorrisi, ma anche gli insulti, ma anche i dibattiti, ma anche una vita costantemente a pensare che cosa devo fare, che cosa devo dire, perché sei sempre sotto i riflettori. Questi sono un po' gli aspetti che io incoraggerei le persone, i ragazzi o anche gli adulti, perché alla fine è uguale, a considerare, perché sono vivi, no? Locale, nazionale, europeo, partitico, non partitico, prima linea o retrovie, sono tutti vivi che ti portano un po' poi a capire che figura politica tu potresti essere, perché la politica è un mondo molto ampio. Io non pensavo, io ero convintissima di voler essere una tecnica quando ero più giovane, mettiamola così, e poi volente o nolente mi sono ritrovata invece ad essere una prima linea della politica. Però se alla vostra età avrei probabilmente detto: no, io voglio essere un funzionario, voglio essere nei ministeri, nella commissione, non so che, e guarda un po' dove sono finita. Quindi ragionateci. E volevo chiederle una curiosità Chiederti. rispetto, chiederti, scusami, sono appena Giulia, puoi arrivato. chiudere quando vuoi dopo questa cosa, al prossimo Grazie. chiamo lei, puoi chiudere quando vuoi. Ma io sono appena arrivato, basta. No, si è perso tutto il discorso di tu, lei. No, volevo chiederti cosa pensavi dell'esperienza, della proposta di Volt alle ultime europee, se questo partito paneuropeo può essere il futuro dell'Europa, oppure se è una cosa che è ancora troppo acerba, troppo immatura. Allora, io genuinamente penso che la loro sia un'idea geniale, cioè che sia un'idea fantastica, mi piace il concetto, mi piace l'idea e tutto il resto. Tutto il resto no, non è vero, mi piace l'idea, mi piace il concetto. Talvolta nell'implementazione hanno avuto delle intuizioni molto giuste, la fase partecipativa, questa corrispondenza, questi vari livelli, quindi credo che a livello organizzativo abbiano veramente fatto un ottimo lavoro. Il problema è che non è venuta fuori, e non so in realtà quale sia stato il problema, quello che ho percepito io è che non fossero abbastanza radicati poi sul territorio, ma non parlo solo di attivismo perché sono ragazzi super attivi e super là fuori, ma che proprio perché avevano questa ispirazione europea, da l'elettore medio locale fossero percepiti come molto lontani, come dire: ah, ma allora tu fai quindi gli interessi, sempre per l'idea del campanilismo, fai gli interessi degli italiani o fai gli interessi dei tedeschi perché, o dei francesi perché i tuoi fondatori sono anche francesi, tedeschi, non so che. Quindi un'idea fantastica, tra l'altro li conosco bene, anche il presidente attuale, tutto, li ammiro moltissimo, facciamo sempre eventi insieme e tendenzialmente sulle posizioni ci troviamo molto vicini. Credo che forse non siano riusciti a trovare questo, perché è difficilissimo, cioè lo ammettono, hanno scelto una via molto difficile, combinare le ambizioni, il respiro e anche proprio la mentalità
anche loro europea, a una realtà più locale, di conseguenza di restare un po'. Mi ricordo questo mio amico cattivissimo che è uscito da un evento. Io prima stavo in più Europa, no? Qualche tempo fa, e quindi è uscito da un evento di Volt, è venuto da me e mi ha detto: "Guarda, se più Europa è la bolla, Volt è lo champagne", come dire, tante, addirittura ancora di più bolla. Io non credo che fosse un giudizio ragionato, era semplicemente che lì a Bruxelles forse ha trovato delle persone così, però sicuramente un pochino l'effetto ci piace l'Erasmus e quindi viva l'Europa, adesso semplifico, è un po' quello che è passato, che è un peccato perché so benissimo che il loro programma è complessissimo, che sono molto articolati e tutto quanto, ma quello che veniva fuori è siamo ragazzi a cui è piaciuto andare in giro per l'Europa e quindi l'Europa va bene. Sì, ma infatti io di questa realtà qui l'ho sentita sì, poco radicata, io l'ho sentito parlare una volta da Shai su Breaking Italy, e so che sei andata anche tu, e poi fine. E quindi era un'idea bellissima, però non è riuscita in qualche modo ad arrivare, ad attecchire. Ci sono stati sui territori, io l'ho incontrato in varie occasioni quando seguivo non necessariamente la mia campagna elettorale, ma anche altre campagne elettorali più locali, a dov'è che l'ho finita? A Modena, mi pare, o non so dove, e con anche candidati validi, quindi non vuol dire che non esistano sul territorio, ma è difficile per loro mantenere questo aspetto europeo e al contempo essere credibili. Poi Sì, io è quello. ritengo che siano competentissimi e preferirei sempre qualcuno con anche un occhio al cosa fa l'Europa, perché anche a livello locale quello che succede negli altri paesi è comunque utile da sapere, comunque utile da confrontare, fare un paragone e seguire un po' le dinamiche europee. Non so quanto poi possa sfondare una cosa così per come siamo messi adesso in Italia. Ok. Guardi, guarda, Guarda. scusami, Mamma mia, ma non ce la adesso posso vedo fare. veramente. Non ce la posso Giorgio, fare. guarda che adesso Non ci ce la posso lascia, fare. Sto per guardando colpa tutti. tua. Giulia, ci stavamo un po' accordando tra noi intanto Sì. perché ci siamo anche resi conto che ormai sono le 10:15 e giustamente tu vorrai anche andare a letto una certa. Quindi ti A finire un volevamo. certo libro che non diciamo quale. Esatto, finire anche un certo libro, una lettura della buonanotte. E quindi pensiamo di fare fino alle 10:30, quindi ancora un quarto d'ora. Arriviamo con l'ultima domanda e poi facciamo una chiusura e poi ci salutiamo. Ecco, molto semplice. Quindi Grazie. Martino dovrebbe avere l'ultima domanda, che Sì, diceva che ho aveva l'ultima qualcosa, domanda. e poi chiudiamo. Dai, farò velocissimo, prometto. E è l'ultima domanda leggera, volevo chiederti sul fatto che tu hai studiato filosofia, perché mi pare di averlo letto in 21 lezioni di Harari, però non vorrei sbagliarmi, il fatto che adesso i filosofi nel tech potrebbero trovare molto lavoro, come ad esempio il dilemma di come si programmano le macchine, che ne so, che guidano da sole, se c'è cioè, attraverso un pedone rischio di investirlo o di andare nell'altra corsia, cioè proprio dilemmi etici. E quindi ho trovato questo libro, cioè questo spunto sul fatto appunto che la filosofia possa effettivamente essere applicata. Poi mi pare che tu avessi spiegato di come all'estero sia molto vista meglio la laurea in filosofia rispetto a qui. E quindi, boh, quest'ultima domandina veloce su questo tema, se volevi dirci qualcosa. Correggimi se. Volentieri, è un tema. No, è un tema molto, molto carino, anche perché a parte l'email di stamattina, ma devo dire che i filosofi sembrano essere quelli che mi scrivono di più, domandandomi ma avrò un futuro, ma secondo te ho fatto male, ma appunto posso entrare in politica avendo fatto filosofia, ma che cosa posso fare, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente è un popolo di tormentati, questo è poco ma sicuro. Sulla filosofia, il tech, allora, forse la. Prendo la seconda domanda prima. Non è che fosse più valorizzata la laurea in filosofia in Inghilterra, è che si riesce ad astrarre di più le competenze dalle conoscenze. Cioè si arriva sul mondo del lavoro e il datore di lavoro cerca di capire che tipo di persona tu sia, quanto rapido sia la tua capacità di apprendimento, eccetera, eccetera. Non importa se hai studiato più Socrate o hai studiato più, non so che storia, come Erika, no? Stai facendo, no, non mi ricordo più chi faceva storia. Scusami. Beh, Giorgio, giusto, giusto. Insomma, è più un'idea di tanto quello che ti insegna all'università, tendenzialmente, a parte le materie scientifiche, è poco utile in azienda. Nessuno in azienda ti insegna veramente come fare le cose.
E quindi tanto vale che l'azienda si prenda carico di farti la formazione, poi quella proprio pratica su cosa devi fare, e quindi si permettono anche di prendere persone che abbiano fatto filosofia, che abbiano fatto storia, che abbiano fatto lettere classiche, che abbiano fatto lettere moderne, quello che sia. Quindi il mio riferimento era, al di là della filosofia, a un metodo e un rapporto università-mondo del lavoro che è più fluido, che è più flessibile, che è di conseguenza anche più semplice dire: io studio quello che mi piace, tanto poi in qualche maniera il lavoro lo trovo, cosa che invece i nostri studenti di filosofia in Italia non fanno, non si sentono, si sentono molto, molto in pericolo, molto in dubbio, molto in forse e soprattutto molto poco valorizzati, cioè al massimo finisco a fare il bibliotecario. Ecco, non è così. Sulla filosofia e l'etica, o meglio, sulla filosofia e il tech, e in particolare l'etica del tech, non so se vorrei un filosofo necessariamente a gestire o a dire come scrivere un algoritmo di una macchina che si guida da sola, semplicemente perché i filosofi sono come i politici, cioè hanno i partiti quasi, hanno quelli che dicono che l'etica deve essere conseguenzialista, c'è quello che ti prende Kant, c'è quello che ti prende. Quindi ciascuno ha un po' la sua scuola di pensiero, e non è che metti due filosofi in una stanza, sicuramente saranno in disaccordo su chi deve investire l'auto. È utile però avere quel genere di riflessioni nelle scelte, ma poi le scelte sono più quasi a livello societale che veramente a livello filosofico. Nel tech, quello che diventa sempre più necessario, io credo, poi è una visione mia personale, più che la filosofia, è proprio l'aspetto umano, cioè di passare a un'interpretazione del ruolo del tech, che è sì, bisogna fare profitto, ma bisogna fare profitto con un minimo di rispetto per l'utente che utilizza questa tecnologia. E in quel senso sicuramente i filosofi hanno molta, molta attenzione a questo aspetto qua e hanno molta sensibilità, ma non sono gli unici, ci sono sempre più sociologi che lavorano nel mondo delle tecnologie, ci sono sempre più insomma, altri psicologi, un sacco, altre professionalità che sono utili proprio ed è anche un po' il modello europeo, cioè se noi guardiamo i modelli di tecnologia statunitensi, cinesi, europeo, quello europeo si caratterizza proprio per questa attenzione, loro chiamano la tecnologia umano-centrica, un po' questa è l'idea che l'Europa vuole sviluppare un modello proprio che sia rispettoso non solo della privacy, eccetera, ma proprio della vita umana in senso più ampio, cosa che invece in Cina, vabbè, non si fa perché in Cina la democrazia è un optional, e negli Stati Uniti si fa meno perché l'idea è profitto, profitto, profitto. In Europa si cerca di combinare il profitto con questi altri aspetti qua. Quindi io penso che, come conclusione, il tech non è che abbia bisogno necessariamente di filosofi, ma ha bisogno di tutte quelle professionalità che interpretino e che siano capaci di concepire il tech nella società. Faccio un esempio molto banale: perché Immuni non funziona e non viene scaricata? Non è certo perché la tecnologia è sbagliata, la tecnologia è giusta, può non essere perfetta, ma è il meglio che abbiamo. È perché chi ha studiato, anzi chi non ha studiato come annunciare questa cosa, come presentarla, e quindi mancavano proprio gli psicologi della società che non hanno capito come bisognava introdurre questo genere di soluzione, per cui hanno sbagliato tutto. Prima hanno detto che era la soluzione a tutti i mali, poi hanno detto che c'erano problemi dei dati, poi hanno detto che era in mano agli americani. Hanno fatto un tale patatrac che hanno sbagliato proprio l'approccio all'utilizzo di questa tecnologia in un contesto di crisi, di emergenza, eccetera. Quindi quello che serve al mondo tech non sono più anche più ingegneri che facciano gli algoritmi, eccetera, ma anche tutto quell'attorno che serve a rendere la tecnologia utilizzabile e in questo caso di Muni anche utilizzata, perché al momento viene poco utilizzata. Quindi, Grazie, vai Erika, no, no, velocissima sì, perché siamo no, proprio non era una sulle. domanda, quindi vuol dire che chi fa un percorso di filosofia non è che, come si dice in Italia, che va solo a fare l'insegnante o farà il disoccupato, ma avrà altre possibilità di strada, altri ambiti dove potrà sfruttare questa sua laurea, questa sua conoscenza. Quindi Io questa è una spero, cosa positiva. e poi io spero che prima o poi anche in Italia arriveranno le lauree doppie, nel senso magari ce ne sono già, ma quello che mi piaceva di più Sono a Oxford, poche. ovvero io,
e che la cosa secondo me più ambita e più pazzesca era la laurea in matematica e filosofia. E quelli che facevano quella laurea lì erano dei geni, cioè delle cose incredibili, perché avevano entrambi gli aspetti, era fantastico. E vabbè, basta. Sì, tra l'altro molto legata a matematica e filosofia, anche per quel che riguarda la storia della filosofia, cosa che non viene poi sempre pensata quando uno si iscrive a filosofia, che magari si trova davanti alla matematica e dice, oddio, io non me l'aspettavo, però la filosofia nasce in parte anche da lì, quindi. Madonna, nel primo corso di logica sono arrivata e mi hanno messo subito a fare logica con tutti gli schemi e cose. Ho detto, ma io ho lasciato il liceo scientifico perché non volevo farla più questa cosa. Invece, Va quanto l'ho bene. odiata. Allora, volevo concludere io spiegando a te Giulia e agli ascoltatori che poi ascolteranno il podcast, in realtà come nasciamo? Di solito le presentazioni si fanno all'inizio, noi la facciamo alla fine, Abbiamo dei problemi. molto veloce, semplicemente appunto ne abbiamo parlato anche durante questa chiacchierata, giovani che vogliono investire loro stessi nella politica, nella cittadinanza attiva. Noi siamo una piccolissima rappresentanza ovviamente di questo gruppo. Però l'idea è nata da un progetto fatto dalle politiche sociali del comune di Bussolengo, nel quale sì, nella maggior parte di noi, quasi tutti noi abitiamo, che ha sostanzialmente finanziato questo progetto insieme al CSV di Verona, che adesso mi sfugge il centro per il volontariato, mi sembra adesso mi sfugge proprio l'acronimo. Di Verona, che quindi ha finanziato questo progetto, questa serie di incontri tra giovani del territorio di Bussolengo, che insieme a esperti e formatori hanno fatto un percorso di una decina di incontri sul tema cittadinanza attiva, quindi come essere dei giovani attivi all'interno del territorio per poter portare un cambiamento. Un cambiamento poteva essere anche quello di creare un podcast, un progetto dove si intervistano degli esperti su una certa tematica che nel nostro caso quest'anno è l'Europa, l'anno prossimo vedremo. E quindi noi abbiamo, diciamo, canalizzato poi l'obiettivo di questo progetto a cui hanno preso parte molti più ragazzi e l'abbiamo appunto concretizzato rendendo questo podcast possibile. Abbiamo chiesto un finanziamento con un bando territoriale, sempre qui della provincia di Verona, quindi la provincia di Verona molto attiva in questo. E questo bando ci è stato finanziato, insomma, e siamo arrivati alla chiacchierata di oggi con Giulia Pastorella. Quindi ringraziamo Giulia tantissimo, veramente Ah, non sapevo tanto. questa storia, è una bellissima. Pensavo fosse Grazie perché durante il lockdown sono nati tantissimi, così come funghi, no? Tutti che si mettono a fare i podcast. Invece qua c'è dietro tutto un percorso strutturato, molto interessante. Beh, complimenti. L'idea iniziale era fare una 2 giorni di Eurofestival Esatto. a Bussolengo, nel paese di Bussolengo, con sempre lo stesso stile, esperti, relatori che venivano a parlare. Il Covid, diciamo che ci ha aiutato molto nel creare questo podcast perché abbiamo detto ok, vogliamo mantenere l'obiettivo della chiacchierata con gli esperti, le interviste. Come facciamo? Ok, utilizziamo la tecnologia che abbiamo imparato ad usare, Giorgio, no, in questi mesi. E quindi sfruttiamo un attimino questa opportunità e l'opportunità, insomma, mi sembra che la serata sia andata molto bene, anzi, veramente interessante la chiacchierata. Non so, Giulia, se vuoi dire tu qualcosa su come è andata secondo te, come ti sei trovata, e poi chiudiamo, direi. No, bene, non so come scegliate o sceglierete i prossimi speakers, però una cosa che ho visto fare a un altro ragazzo che aveva cominciato un podcast è di chiedere sempre allo speaker precedente di raccomandare qualcuno per la prossima puntata. Quindi è un suggerimento che vi lascio, che è carino perché si chiama una sorta di catena di speaker. Se invece avete già un'agenda piena fino a Natale, allora vi auguro in bocca al lupo. Ma allora, agenda piena, cioè abbiamo qualcuno. Bene. No, Vai una cosa. Martino? Abbiamo No, qualcuno, so. ma Se tu vuoi siamo. consigliare qualcuno, Giulia, assolutamente. Sì, certo, quello sicuramente. Comunque ne conosci gran parte, Sì. secondo me, di ospiti che abbiamo già contatti. È che non possiamo dirli qui perché li vogliamo tenere un po' Tempo come segreto. Niente spoiler. spoiler. Però Giulia, se tu hai qualche consiglio, anche qui in questo momento o privatamente, insomma, se appunto Se bisogna che siano sorprese, allora ci penso privatamente, poi cerco di pensare un po' al di fuori dei soliti noti. Ok, va benissimo, grazie mille. Bene, quindi,
Salutiamo, direi faccio un saluto io generale per tutti quanti, ragazzi, direi che così facciamo prima. Va benissimo. Quindi Giulia, ti ringraziamo ancora tantissimo, è stata una chiacchierata veramente interessante, un'intervista molto bella e noi ci sentiamo al prossimo podcast che uscirà, lo scoprirete solo seguendo la pagina Instagram. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. No, la prima cosa che volevamo parlare era appunto su. Giorgio, ci sei? Okay. Giorgio? Sarà un po' fantastico. Il No, mi digital sento divide, male. parleremo anche Giorgio, quello. Giorgio, sei tornato. ci eccoci qui. sei? Spero di rimanere, ragazzi, spero di rimanere. Vi ho detto che le bestemmie non si possono.